Buon pomeriggio ragazze, ed eccomi qua. Allora, mi dispiace tantissimo che in questi praticamente giorni non ho caricato video, ma ho avuto un po' appunto da fare. E niente, perciò ho pensato oggi provo di caricare questo, di fare questo appunto videoblog. E niente, volevo dirvi solamente che mi dispiace e cercherò di al più presto di essere, diciamo, un poco più libera e di fare i video, perché purtroppo ho avuto un po' da fare e perciò sto trascurando un po' le cose. Ma non vi preoccupate, spero di ritornare alla normalità per caricare i video tutti i giorni, perché giustamente ci vuole un po' di tempo tra sistemarli, farli, perciò bisogna avere abbastanza tempo. In questi giorni non ce l'ho. E comunque, appena io avrò appunto del tempo, ricominciamo a riprendere tutti i giorni, ecco. E niente, oggi, come stavo dicendo, provo a fare appunto i videoblog, così almeno passiamo anche un po' di tempo insieme, sperando che riesca a farlo tutto oggi, sempre se non ci sono appunto imprevisti. Innanzitutto, anche se appunto in ritardo, auguri a tutte le donne per la festa delle donne. Ovviamente la festa delle donne dovrebbe essere tutti i giorni perché le donne dovrebbero essere rispettate, amate, coccolate e no ammazzate di botte o ammazzate per gelosia, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò bisogna essere con le donne buoni tutti i giorni, ma la stessa cosa anche per gli uomini, perché ci sono degli uomini che prendono botte dalle donne e cose, perciò la stessa cosa vale per tutti e due i sessi, bisogna comportarsi bene, ecco. E niente, stamattina sono stata a sbrigarmi appunto delle cose, allora siccome ho un momento di pausa appunto che mi stavo appunto rilassando, ho detto faccio videovlog. Così ne approfitto, anche se l'ho iniziato un po' tardi, perché sinceramente non so manco che ore sono. Ah, sono le 2. L'ho iniziato abbastanza tardi, ho finito appunto di poco da mangiare, perché oggi ho mangiato leggera, ho preferito di mangiare solamente un po' di insalata e niente di più. E questo è tutto praticamente. Non so, spero più presto di regolarizzarmi di nuovo appunto con i video come dicevo prima. Più tardi dovrei uscire di nuovo, che devo appunto andare forse, non voglio neanche parlare assai a cenare fuori, che mio marito finalmente si è deciso, perché domenica per la festa delle donne io non ho fatto niente, perché di solito si usa che si esce a mangiare fuori e cose, io invece non ho fatto assolutamente niente e spero appunto stasera, se si è deciso, che mi porta a mangiare fuori, anche se c'è un bruttissimo tempo fuori perché sta piovendo, però è incominciato adesso proprio perché stamattina era solo nuvoloso, però invece ora sta appunto piovendo. Speriamo che stasera smette, così almeno mi ci porta. E pazienza. E niente, a questo punto noi niente, ci vediamo dopo. Eccomi di nuovo qua, ragazze. Allora, sto pulendo appunto la casa, sto dando una sistemata. Vi avevo detto appunto che oggi io mangiavo fuori, ma non è così. Praticamente c'è stato un piccolo imprevisto. Siccome appunto mio cognato domani c'ha da fare, mi ha chiesto appunto se mi tenevo a sua figlia, perciò stasera dorme qua mia nipote, perciò non usciamo. Perciò rimaniamo a casa e preparo qualcosa appunto qua. Vediamo un po' che preparo. Vediamo un po'. Finalmente faccio ora perché poi domani non posso fare niente perché appunto
mi devo dedicare a lei. Cosa asciugato? Sì. Ma il problema è che non so che cosa cucinare oggi, e questo è il problema. Non lo so completamente. Perché noi eravamo appunto preparati per mangiare fuori, invece non ci andremo domani, mi ha detto. Sempre se non rinascono altri problemi. Ci andremo domani. Mamma, oggi fa un freddo pazzesco. Non lo so, sto tempo non si capisce questi giorni. Non da una settimana che fa un tempo bruttissimo. Ed è una cosa pazzesca. Una settimana, non si scherza. Una settimana che fa brutto tempo. Questa mia sorella viene qua, praticamente, scusate per l'inquadratura che non è delle ottime, ma appunto mentre sistemo parlo con voi, faccio il video, ne approfitto. E sto dicendo, l'inquadratura non è una delle ottime perché sto sistemando, ti ripeto, perché mia nipote me la lasciano qui alle 7. E appunto devo sistemarsi. Sentite questo rumore, non ci fate caso, della lavatrice che è in funzione. Niente, la ruccia è di là che sta addormentando. Mettiamo qua un asciugamano appunto pulita per la piccolina. Mettiamo le asciugamani pulite. Domani è certo che è una giornata movimentata. Io mi fumo la sottoretta. Buongiorno ragazze, ed eccomi qua. Dico buongiorno perché sto continuando appunto il video di ieri, perché ieri è arrivata mia nipote e praticamente non ho potuto più fare il video perché ho dovuto badare a lei. Adesso ho un momento libero perché se l'è salita mia sorella lì sopra, così magari mi sistemo un poco la casa, così ce l'ho anche io un po' ordinata, perché come vedete già praticamente mi ha messo tutte cose in disordine. Come vedete ci sono peluche piedi piedi, e questa è cosa di mio nipote, non vi preoccupate, cosa di mio nipote che mi lascia tutte cose a mezzi piedi. Il suo zainetto qua, e va bene. Così mi ordino un po', appunto la casa, me la riordino perché era proprio sotto e sopra. È arrivato il momento di riordinarla. Ok, adesso vi faccio vedere dove praticamente avevo intenzione di farla dormire ieri. Come vedete, c'è questa culla qua in bambù. Perché lei sì, è un po', diciamo, a 4 anni, però ancora qui dentro ci stava. Allora ho detto: ti metti qua, così magari dormiamo un po' comodi. Invece, ma quale? Invece, questa notte mi ha chiamato e si è voluta mettere nel letto e l'ho messa nel mio letto con me. Abbiamo dormito un po' scomodi perché lei si è presa praticamente tutto il letto. Tra lei e mio marito sono presi tutto il letto. Io sono rimasta praticamente schiacciata tra di loro perché ero nel mezzo. Niente, non vi posso. Non mi potete capire quella la notte che ho passato, infatti sto morendo anche dal sonno. E niente, adesso continuo appunto a pulire e mi vado a chiamare la cicciolina e la faccio scendere perché qua sopra da mia mamma che è voluta salire con mia sorella. Ora la chiamo e la faccio scendere. Niente, noi a questo punto spero che ci vediamo dopo. Spero, a dopo. Eccomi qua. Ho lavato la mia piccolina e mio nipote, l'ho preparato tutto quanto, che adesso se la viene a prendere appunto la mamma e se la riporta a casa.
Ovviamente non posso dedicare troppo tempo al video, primo perché ho un tot di minuti da pubblicare su YouTube, secondo perché sto combattendo appunto con lei e c'è un po' da fare, diciamo, è stata una giornata un po' movimentata, ma tutto sommato va tutto bene. Ora l'ho mandata sopra da mia zia, che voleva salire con l'altra mia sorella da mia zia, e dopo tra un pochettino scende. E niente, io sono qua, io sinceramente mi volevo un poco preparare, perché non so, forse dovrei appunto uscire, vediamo, sperando, perché mio marito è dovuto andare di nuovo via, che aveva da fare altro lavoro, perciò non si sa a che ora appunto viene. Speriamo di riuscire stasera, almeno. Domani non esco perché domani c'è la puntatona del segreto e stasera devo dedicare appunto a sistemare anche questo video appena torno a casa, perché ne devo appunto approfittare, perché domani appunto ho altre cose un po', diciamo, da fare e non posso perdere tempo per farvi sistemare questo video. E niente, ora vediamo un po' cosa facciamo. Allora, eccomi qua di nuovo. Mia nipote se n'è andata, che è venuta mia cognata, se l'è venuta a prendere e è ritornata praticamente a casa. E niente, ora stavo rismontando di nuovo la culla, che la stavo appunto mettendo dove era prima. E niente, i pianti che si è fatta, poverino, mi ha fatto una tenerezza perché non se ne voleva andare, perché è talmente affezionata a me questa bambina, veramente, che è un amore di bambina, che nemmeno se ne voleva andare, non ci interessava di andare con sua mamma. Madonna, l'ho lasciata piangendo, poverina, e pazienza, che dobbiamo fare? Ora mio marito è andato a prendere i panini, niente, abbiamo deciso alla fine di prendere qualcosa fuori e mangiarla direttamente a casa. E niente, è andata così stasera perché a me si è fatto tardi, manco per uscire per 10 minuti, sinceramente poi fuori fa abbastanza freddo e preferisco così. E niente, io a questo punto io vi saluto, anche perché ho fatto fatica a fare questo video, lo ammetto. E a questo punto lo finisco qua questo video, perché proprio mi dispiace che non si vedrà chissà che, ma è quello che praticamente ho fatto io in queste giornate. Anzi, il video l'ho cominciato l'altro ieri e l'ho finito praticamente oggi. No, ieri, scusate, l'ho cominciato ieri e l'ho finito oggi. E perciò ormai lo finisco qua, così mi prendo del tempo anche prima di cenare di sistemarlo tutto quanto, e così poi lo carico direttamente. E niente, io spero di caricare al più presto un altro video, non so quando di preciso, ma spero appunto di caricarlo. Io vi mando un grosso bacio e alla prossima, ciao!